Oggi vi parliamo della nuova Fujifilm X-H2, una camera ibrida che ameranno tutti coloro che vogliono fare sia foto che video utilizzando un unico dispositivo. Ma non solo, se non vi siete mai approcciati al mondo Fujifilm per il loro design poco user friendly, amerete sicuramente come è stata costruita la H2, perché effettivamente possiamo dire che ha un design un po' più sonizzato o canonizzato, non so se si può dire così. Ovviamente non mi dilungo ulteriormente, la vediamo più nel dettaglio subito dopo la sigla. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Ciao amici di Tecno Android, benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione. Siccome domani è la vigilia di Capodanno, abbiamo deciso di fare questa recensione, questo video un po' diverso, portandovi con noi all'interno del centro storico di Lecce, dove mi trovo ora, anzi attualmente mi trovo precisamente a piazza Sant'Oronzo, che possiamo dire così è il cuore del centro storico di Lecce. Però la protagonista di oggi è lei, come vi ho detto poco fa, la nuova Fujifilm X-H2. Iniziamo parlando di quello che è il corpo macchina, l'ergonomia. La prima volta che prenderete in mano l'X-H2 farete wow, ed effettivamente è stata la definizione di tanti amici e colleghi a cui l'ho fatta provare, perché effettivamente ha un corpo macchina veramente piccolo. Calcolate che la mano mia è piccolissima, guardate quanto è il corpo macchina. Un corpo macchina che è anche abbastanza leggero, stiamo parlando di circa 660 grammi, escluso ovviamente l'obiettivo, e si tiene davvero molto bene in mano. Il grip è veramente eccezionale. Certo, c'è da dire che io ho la mano molto piccola, di nuovo, quindi come potete vedere tutte le dita stanno perfettamente sul manico. Chi ha la mano un po' più grossa magari rischia che non gli entra il mignolo. Tuttavia io l'ho sentita sempre molto salda e sicura in mano, portandomela in giro davvero ovunque. Infatti sono più di 3 settimane che ormai la stiamo testando e quindi in generale vi posso dire veramente che l'ergonomia è eccezionale. Come vi ho detto nell'intro di questo video, amerete molto il design di questa Fujifilm, perché rispetto alle altre sue sorelle passate o per esempio l'XT5, la sorella maggiore, è molto più user friendly, mi sento dire. Infatti, come potete vedere, perdiamo tutte quelle ghiere analogiche famose, classiche proprio delle camere Fujifilm. Qui abbiamo un'unica ghiera dalla quale possiamo scegliere se voler usare il menu dei video o per gli scatti in manuale, oppure i filtri, i famosi filtri di casa Fujifilm, che appunto vi danno già un look, una LUT preimpostata alle vostre immagini. E in più, come potete vedere, da C1 a C7 ci sono 7 customizzazioni diverse che potete andare a creare. Qui sul lato destro abbiamo un piccolo display retroilluminato che andrà a mostrare tutti i parametri principali della camera. E qui in verticale troviamo il tasto per avviare o stoppare i video, quello per accedere agli ISO, il bilanciamento del bianco e un tasto funzione che comunque è programmabile. Qui, come potete vedere, invece c'è un piccolo touchpad per poter muovere la zona della messa a fuoco all'interno dello schermo, e poi i classici tasti per potersi muovere all'interno del menu. Insomma, in generale, appunto, come ho detto e lo ripeto, lei è veramente molto più user friendly rispetto alle classiche Fujifilm. Quindi se questo è un aspetto che non vi ha mai fatto avvicinare a una camera di questa azienda, prendete in considerazione l'X-H2. Ma adesso spostiamoci dall'anfiteatro romano, che è qui alla mia destra, andiamo in un'altra zona del centro storico di Lecce. Ed eccoci a piazzetta Santa Chiara, ovvero il fulcro della movida leccese. Qua la sera si riempie di ragazzi fino a tarda notte, insomma, per poter parlare, bere, le solite cose della movida.
Continuiamo parlando del mirino elettronico, che è davvero eccezionale. Ve lo dice uno che solitamente non ama usarlo più di tanto. Io solitamente uso 10% mirino elettronico, 90% lo schermo della camera. In questo caso posso dirvi che è stato perfettamente l'opposto, perché qua abbiamo uno schermo OLED con 5,76 milioni di punti a 120 fps, e soprattutto è super luminoso anche di sera. È veramente un piacere per gli occhi, per l'occhio, e vi troverete veramente benissimo ad usarlo in qualsiasi condizione. Poi qui troviamo un nuovo sensore APS-C CMOS X-Trans retroilluminato stabilizzato fino a 7 stop da 40.2 megapixel. È un sensore in effetti un po' grande se pensiamo all'ambito video, ma è un sensore invece che amerete soprattutto per fare le foto. Una cosa molto interessante poi dell'otturatore di questo sensore è che è estremamente silenzioso. Vediamo se riesco a farvelo sentire un attimo. E abbiamo anche il nuovo processore d'immagine X-Processor 5, che vi consente una intelligenza artificiale finalmente degna di nota. Effettivamente c'è uno stacco netto dal passato, e qui la messa a fuoco automatica è molto migliore. Non siamo ancora ai livelli di Sony o Canon, tuttavia vi consente di poter utilizzare una messa a fuoco veramente buona anche nei video. Autofocus con un rilevamento del soggetto basato sulla tecnologia Deep Learning, che rileva e traccia un'ampia gamma di soggetti come animali, bici, automobili, treni e così via. Un altro aspetto che ci fa capire che la H2 è orientata anche al mondo del video è lo schermo orientabile anche in maniera selfie, come potete vedere, o comunque lo potete orientare davvero in diverse posizioni, alto oppure basso. Ma una volta aperto, un'altra cosa che notiamo, ci sono due fori, sono due buchi filettati, e qua si può anche spostare questo sportellino e c'è un connettore, perché qui effettivamente c'è un accessorio che si può acquistare a parte, che praticamente è la ventola di raffreddamento per la camera. Una camera che, appunto, ancora non ve l'ho detto forse, ma grazie a sto sensore può registrare fino a 8K a 30 fps, quindi è una camera che sì, è anche portata a scaldare tanto, tuttavia vi posso dire che il raffreddamento è veramente eccezionale, perché la camera non raggiunge mai temperature elevatissime o comunque non è mai bollente al tatto, quindi diventa inutilizzabile. E abbiamo fatto alcuni test dove, mettendola ferma, registrando in 8K, riuscite ad arrivare anche a un'ora e mezzo circa continua senza che lei si spenga. Ovviamente tanto dipende anche poi da quale scheda SD utilizzate ed altre impostazioni. Tuttavia, ripeto, ambito raffreddamento veramente molto molto buono. Certo, casa Fujifilm dichiara 160 minuti di autonomia addirittura registrando ad una risoluzione massima di 8K, tuttavia quella reale è leggermente minore, ma è pur sempre un ottimo risultato. Continuiamo a spostarci nel centro storico di Lecce e raggiungiamo un'altra zona. E siamo arrivati alla piazzetta Sigismondo Castromediano. Alle mie spalle c'è la Basilica di Santa Croce, che vi mostreremo fra poco. Ma adesso continuiamo a parlare di lei, della Fujifilm X-H2. Non vi ho detto della batteria. La batteria è la stessa che troviamo anche sulla Fujifilm X-T4, quindi la NPW235 da 2200 mAh. L'autonomia di questa macchina è davvero pazzesca, calcolate potete fare poco più di 500 scatti. Sul lato sinistro del corpo macchina troviamo la porta HDMI 2.1 grande, l'ingresso jack per il microfono, ingresso jack per le cuffie, e qua sotto c'è una porta USB-C che serve a ricaricare oppure collegare la Fujifilm X-H2 al computer, oppure usarla come webcam. In questo caso non necessita di nessun software oppure di schede di acquisizione video. Invece, spostandoci sul lato destro, possiamo trovare quello che è probabilmente uno dei nei di questa camera. Come potete vedere, non abbiamo un doppio slot SD standard, ma c'è uno SD mentre l'altro è un porta CF Express di tipo B. Quindi molti professionisti già so che staranno storcendo il naso, perché questo significa che non potete fare il backup del materiale che state girando già in camera.
Prima di arrivare poi nel vivo della recensione, ovvero quello che magari tutti state aspettando, vedere come scatta e come registra video, vi dico qualche altra specifica tecnica della Fujifilm X-H2. La velocità massima dell'otturatore elettronico è di 1 su 180.000, con un aumento circa di 2.5 stop, quindi rispetto al passato. Inoltre qua c'è la tecnologia Pixel Shift Multishot, che è in grado di produrre un'unica immagine da 160 megapixel, quindi questo è un qualcosa che apprezzeranno molto tutti i grafici che per esempio fanno gigantografie. Come detto poco fa, poi la risoluzione massima del video è di 8K a 30 fps, e già so che alcuni di voi staranno storcendo il naso: a cosa servono 8K? Sono tantissimi, non li userete quasi mai sul lavoro, tuttavia anche questo ha un utilizzo. Non penso solo a chi come me, per esempio, che è un 3D artist e magari lavora di compositing su After Effects, o magari chi lavora nel cinema con Nuke. Per poter lavorare bene di compositing servono file di grandi dimensioni, e quindi ecco che una clip in 8K torna d'aiuto. Senza andare magari in questi casi un po' più di nicchia, anche un videomaker potrebbe trovare beneficio da un video in 8K, perché magari con una sola camera può registrare, faccio esempio, un'intervista con due persone e simulare, croppando l'immagine 8K e poi facendo un'esportazione finale di 4K, un'intervista con multicamera, facendo una totale e poi due crop sui volti dei due intervistati. Quindi ci sono diverse possibilità creative per poter sfruttare l'8K. Ed infine abbiamo come modalità di registrazione 4K due tipi: quello standard e l'HQ, che serve per creare un video in 4K con sovrapposizionamento dell'8K, quindi praticamente il 4K HQ parte dall'8K per poi fare un file finito 4K ma che ha molto più dettaglio rispetto allo standard. E inoltre la nuova Fujifilm X-H2 ha anche il nuovo F-Log 2, quindi riuscite a registrare un video con una gamma dinamica molto più ampia rispetto al passato, e quindi questo vi dà ancora più possibilità creative in fase di coloring in post-produzione. Ma adesso ci spostiamo da piazzetta Gismondo Castromediano e raggiungiamo la Basilica di Santa Croce, così vediamo insieme qual è la qualità delle foto e dei video. Ed eccoci giunti alla Basilica di Santa Croce, uno dei miei posti preferiti qua nel centro storico di Lecce. Ma torniamo a parlare di lei. Come scatta? Qual è la qualità delle foto e dei video? Come detto, qua abbiamo un sensore da 40,2 megapixel, quindi ambito fotografico veramente è un'ottima camera, non solo per la ormai tanto famosa pasta dell'immagine di casa Fujifilm, che è veramente molto bella, con colori molto naturali, e inoltre qui avete, come vi ho detto anche prima, un preset di diciamo LUT da poter andare ad utilizzare direttamente in camera e quindi avere un file finito già con colorato, diciamo così. Innanzitutto mi ero dimenticato di dirvi che nella versione da noi in prova Fujifilm ci ha mandato come ottica il 18-120 motorizzato focale 4, un obiettivo che nonostante le dimensioni è veramente leggero, e in questa configurazione tutta la camera, vi ripeto, rimane veramente estremamente leggera, compatta e molto ergonomica. Tuttavia questo è un obiettivo sicuramente centrato soprattutto per chi fa video, infatti se per chi utilizza la camera sulla Steadicam troverà molto comodo un obiettivo motorizzato del genere. Sotto questo punto di vista le ottiche di casa Fuji sono molto buone, sono veramente eccezionali. Peccato che magari è difficile trovare delle lenti un po' più economiche, diciamo anche di produttori terzi. Come detto, poi il sensore è stabilizzato a 7 stop ed effettivamente è una camera veramente molto stabilizzata. Difficile che creerete delle immagini mosse, e quindi per questo in ambito video la troverete veramente eccezionale. Ma questo è dovuto anche da un sensore da 40 megapixel, che è più orientato magari per un aspetto fotografico che video. Nonostante ciò, come ho detto prima, e con tutte le specifiche tecniche che abbiamo visto durante questa recensione, è veramente un'ottima camera sia per fare foto sia per fare video. Quindi se è la prima volta che vi state approcciando al mondo Fuji, beh, lei è un ottimo compromesso, proprio perché non troverete tutte quelle ghiere manuali e tutta quella marea di tasti che rendono molto più complesse
diciamo molto meno user friendly le camere Fujifilm, ma dopo tutto è anche quello in realtà che amano i consumer di questa azienda. Calcolate che lei già sopra ai 3200 ISO inizia a cacciare, diciamo, abbastanza rumore, quindi mi sento dire quello è il limite massimo per quando si registrano video di notte. Mi sono bloccato apposta, che ho visto che stava andando dritto. Bello il mio rincoglio. Comunque, come avete potuto vedere, vi ho messo diverse foto e video come sample che ho fatto insieme alla Fuji X-H2. E giunti a questo punto, cosa dire? Parliamo del prezzo. Il prezzo mi sento dire abbastanza onesto, soprattutto se teniamo conto del periodo storico che stiamo vivendo adesso. Se volete acquistare la Fuji X-H2 solo corpo macchina, il prezzo di listino è di 2199 euro. Tuttavia su Amazon spesso riuscite a trovare anche delle offerte che vi consentono di risparmiare 100-150 euro e come al solito qua sotto in descrizione troverete tutti i link utili a quello che vi sto dicendo. Per quanto riguarda concorrenti dirette della Fuji, non so, mi viene in mente per esempio la Sony A7R4 o 5, anche se c'è da dire che c'è un divario di prezzo molto importante e poi la Sony ha anche una full frame mentre lei ha una PSC. Ma magari appunto arrivati a questo punto fateci sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova Fuji X-H2, quali sono secondo voi delle dirette concorrenti da valutare e se vi è piaciuto questo tipo di recensione fatecelo sapere, vi porteremo qua sul canale magari anche le concorrenti della X-H2. Ma rimanendo adesso ancora in casa Fuji, io mi sento dire che lei è veramente il perfetto compromesso per chi cerca un'unica camera sia per fare foto sia per fare video. Se invece siete orientati nel mondo solo fotografia, ovviamente bisogna andare sulla sorella maggiore Fuji X-T5, altrimenti se avete un occhio di riguardo in più per il mondo del videomaking, orientatevi sulla X-H2S. Penso di aver detto tutto, ancora buone feste e felice anno nuovo perché questo video uscirà oggi per voi che è 30 dicembre, quindi domani è la vigilia di Capodanno e noi ci vediamo con la prossima video recensione.